Salve a tutti e buona giornata all'insegna delle stelle. Ariete, non buttate facilmente all'aria ciò che fino adesso avete costruito, pensate bene a ciò che volete. Toro, questo è un ottimo periodo per l'amore e magari se concentrate il vostro pensiero su ciò che volete, forse per magia potrebbero verificarsi i vostri desideri, perché il momento è molto bello. Gemelli, se ieri per voi è stato un giorno un po' grigio, oggi potrebbe rimanere un briciolo di malinconia, ma voi siete un segno duttile, velocissimo e molto alternativo. Sono sicura troverete il modo di divertirvi ugualmente. Cancro. Giornate soddisfacenti. State a guardare il panorama e non vi sembra vero sia arrivato il bel tempo anche per voi. Leone, le passioni per ora vanno in secondo piano, potreste concedervi qualche distrazione, ma adesso siete molto concentrati sul vostro lavoro. Vergine, ancora questo malumore del plenilunio potrebbe lasciare un po' uno strascico di insoddisfazione. Nulla di preoccupante, vi ricaricherete a breve. Bilancia. Ottime conferme per una storia nata negli ultimi 4 mesi. Avete davvero un buon cielo e a luglio sarà anche meglio. Scorpione, siete sfiduciati ancora. Se avete chiuso un rapporto, difficilmente vi imbarcherete in questo giugno in altre storie. Vi vedo annebbiati da pensieri ed un po' malinconici. Sagittario, il tram tram quotidiano vi appiattisce le giornate e non riuscite ad uscire da questo andazzo. Ciò vi logora e vi fa un po' paura, come se la vostra vitalità fosse spenta, ma è questione di un breve periodo, tranquilli. Capricorno, nascere sotto il vostro segno ha una grande responsabilità. Voi, per karma, diventate il punto di riferimento dei vostri affetti, di chi vi circonda, per cui dovete lavorare sodo per dare sicurezza a tutti i vostri cari. La vita del Capricorno è solitamente divisa a metà. La prima parte serve a faticare, rinunciate ai piaceri della vita pur di raggiungere i vostri obiettivi. La seconda parte, quindi, dopo i 40, dopo aver raggiunto la vostra vetta, cercate di riprendere la giovinezza e i piaceri che essa ne comporta. Acquario. Giornate intense e piene di emozioni. Forse siete diventati un po' meno individualisti? Pesci. Venere vi sorride, ma voi siete un segno fortemente emotivo, per cui potreste soccombere in pensieri che vi porteranno un po' di malinconia. Cercate di circondarvi da persone che vi trasmettano buone energie e non diversamente. Anche per oggi vi saluto e vi aspetto domani con l'oroscopo di Diana. Buona giornata a tutti!